Siamo tornati in diretta. Eccoci qui con adesso gli Eugenio in via di gioia. Ciao ragazzi, siete tantissimi, meraviglioso. Grazie mille, ciao. Siamo in 18. Come state ragazzi? Stiamo bene. Allora, siete qui appunto per il Festival di Sanremo. Stasera c'è la grande finale appunto dei giovani. Siete emozionati? Come state vivendo questa finale? Siamo abbastanza emozionati, ma saremo emozionati 2 minuti prima. Emozionatissimi. La cosa che ci agita di più è l'idea di Pippo Baudo che ci giudicherà con un voto da 5 a 10 o da 1 a 10, non lo so. 5 a 10. Con le palette famose. Cioè, immagini Pippo che alza la paletta e c'è scritto 5. No. Io potrei rimanerci davvero male. Beh, no, ma speriamo assolutamente bene. E se nella paletta ci fosse solo... No. 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 La scrive lui. No, per noi è assolutamente un sì. Il Tsunami è il brano che portate in gara, un brano molto bello, molto fresco e energetico. Com'è nato? È nato dalla penna di Eugenio, cioè che sarei io, e Lorenzo che sarebbe lui. Esatto, sono sempre io. che ha scritto no su una paletta e me l'ha mostrata. E ho detto ok. No, e siamo messi lì, abbiamo scritto questa canzone e poi insieme a Emanuele Paolo e Dario Faini abbiamo fatto la musica, diciamo in parole povere, ecco. Esatto, parliamo di collaborazioni, proprio quindi la collaborazione con Dardust. Com'è nata? È nata da un esperimento, perché ci hanno detto a Dario Faini è piaciuto il vostro ultimo disco e a noi è piaciuto molto le sue ultime produzioni, a partire da Soldi di Mahmood, ma in generale tutte le sue produzioni. Quindi quando ci hanno detto vi andrebbe di fare questa prova, provare a registrare qualcosa con lui, noi abbiamo detto caspita, molto volentieri, sarebbe un onore, no? Sì. E quindi in 2 giorni abbiamo registrato questo brano e abbiamo poi riaggiustato il testo, riaggiustato molte parti strumentali, però è nato veramente in pochissimo. Uno tsunami proprio. Uno tsunami, pum. Okay. Allora ragazzi, poi io vi volevo chiedere questa cosa, in realtà ve l'avevamo già chiesta quando anche avevamo fatto l'altra intervista sempre per i chart e Bella Canzone. Visto che, insomma, volevo sapere come eravate arrivati a Sanremo, qual è stato il vostro viaggio, se avete anche voi fatto il viaggio della speranza, cioè il treno chilometrico che non finisce mai, che parte da Roma e non arriva mai più e non si finisce mai, e vi era capitato un altro imprevisto come il vostro famoso imprevisto, però alla fine portato bene, musicale, in treno. Ah, per fortuna veniamo da Torino, quindi siamo vicinissimi a Sanremo, solo che c'è l'autostrada per Savona chiusa per l'incidente purtroppo del ponte, quindi siamo passati in mezzo alle montagne una volta, vomitando ogni 3 km. No, perché il navigatore dà 2 ore e mezzo rispetto alle 3 ore e mezzo passando dall'autostrada facendo il giro da Genova. Capito. La seconda volta siamo venuti e abbiamo deciso di passare da Genova a prendercela con comodo. Abbiamo vomitato solo 2 volte quella volta. Perfetto, quindi è sempre bello, i viaggi degli Eugenio e di Gioia sono sempre molto belli. Emozionanti. Molto da raccontare, appunto. Io volevo fare una domanda un po' su Verde, tipo il pollice verde. Se io dico Lettera al prossimo, si parla di un progetto ambientale molto bello. Quindi volevo sapere un pochettino com'è nato e soprattutto che cosa ne pensate tutti voi di Greta? Ci sono anche io. Ah, scusa. La verità è che tu sei troppo alto. Ci rimasto male. No, ti abbraccio. Sì. Parlare loro. Hai fatto bene a metterlo dall'altra parte, perché comunque gli Eugenio e di Gioia sono... Sì, siamo in tre, da oggi. Questa cosa. Non votatevi. Allora, Lettera al prossimo, torniamo un attimo seri a noi. Lettera al prossimo è una piattaforma che nasce nel 26 settembre 2019. 6 in realtà... settembre del 18! anni fa, no, pochissimo tempo fa, 2 mesi fa, ma in realtà è incubata da più di 7 mesi. È una piattaforma che, in parole povere sempre, perché abbiamo i tempi sono quelli, permette di fare 2 cose principalmente. La prima che abbiamo permesso di fare è stata partecipare con noi alla realizzazione di una foresta. Questa foresta in 10 giorni è stata, diciamo, finanziata e quindi ad aprile la piantumeremo realmente, ed è una roba che ha colpito anche noi, perché abbiamo chiamato i nostri fan alle armi e in pochissimo tempo sono riusciti a collezionare una serie di finanziamenti notevoli, no? Certo. E quello
che è successo dopo, dopo che abbiamo ottenuto questo risultato, abbiamo trasformato la piattaforma in un luogo, in un raduno digitale in cui la gente potesse chiedere a noi, ma soprattutto a divulgatori scientifici ed esperti che collaborano con noi, esatto, che abbiamo chiamato anche loro alle armi, una guerra potessero chiedere a queste persone qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza avessero riguardo ai cambiamenti climatici e cosa fare per minimizzare i danni. Esatto. Perché? Sta venendo un fascico lo mostro. Rimettiamoci come prima. Girarsi destra, sinistra, destra, sinistra. E come curarsi dal torcicollo sulla nostra piattaforma. Tutto lì, sì, esatto. Rimedi naturali però. E quello che cerchiamo di fare per tornare alla domanda è esattamente quello che sta facendo Greta, no? In qualche modo, ma nel nostro piccolo cercare anche di chiamare all'azione i singoli individui, non solo nel manifestare, per cui nel sensibilizzare chi non conosce questi problemi, ma nel momento in cui si è sensibilizzato e si è preso coscienza della situazione, come possiamo agire proprio in maniera concreta? Ecco, noi stiamo cercando di fare quel passaggio lì. Tutti i passaggi hanno un valore, credo che Greta nel suo piccolo inizialmente, nel suo gigantesco adesso, stia facendo dei grossissimi passi che purtroppo i divulgatori scientifici e gli esperti fino ad oggi non erano riusciti, proprio perché magari gli mancava quella freschezza comunicativa che una ragazzina, nel suo essere ragazzina, nel suo essere innocente, tra virgolette, riesce a trasmettere molto e a raggiungere molte più persone. Sì, lì è un'incognita capire come sia possibile che dopo 30 anni, perché sono 30 anni che gli scienziati lo stanno dicendo, che come stessero, ehi, ci siamo ancora, come Ciucchino in Shrek, sì. Non ci sono anch'io, ma nessuno se lo caga. E poi arriva Greta e tutti finalmente ne parlano. Secondo noi è una cosa positiva. Poi. Assolutamente. Tra l'altro invece a marzo voi sarete in tour, avete già svelato le prime date. Cosa ci potete svelare ancora, qualche anteprima di questo tour? Ma allora, in realtà saranno 4 date, non se ne aggiungono altre, saranno le più grandi che abbiamo mai fatto in un tour, quindi club appunto rinomati anche di grandezza come Torino, il Concordia, abbiamo Milano l'Alcatraz, a Bologna l'Estragon e all'Atlantico a Roma. C'è in mente qualcosa che uscirà a gennaio? C'è! E lui non sente come sentiamo. No, già. C'è in mente uno spettacolo che stiamo creando proprio nei ritagli di tempo, in realtà. Perfetto. Quindi ci saranno sorprese che scopriremo più avanti. Esatto. Però ragazzi, prima di lasciarvi dobbiamo sottoporre anche voi al nostro temibile giochino che avevano fatto insomma tutti i ragazzi, ovvero il 20x40. Io adesso vi leggerò 20 domande in 40 secondi e voi dovrete dare la risposta, la prima cosa che vi viene in mente. Però se la risposta è giusta è anche meglio. Ma no, potete la prima cosa che vi viene in mente. Ma la domanda è lunga 40 secondi? No, sono allora, molto breve. Facciamo a scambi di microfoni. Esatto, tipo un pass the mic. Allora spostatevi voi due. Ecco, è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Ah, il primo che la sa risponde oppure sì? Siete pronti? 3, 2, 1. Come state? Bene! Mare o montagna? Mare! Sanremo o talent? Sanremo! Amadeus o Pippo Baudo? Amadeus! Cosa avete mangiato a colazione? Brioche! X Factor o amici? Nessuno! Rosso di sera? Del tempo si spera! Crema pandistelli o Nutella? Pandistelli! No, raga! Nutella! Novi! In periferia fa molto caldo? Fa anche freddo al centro! 10x19? 19! Diletta alle 8 a Chiara Ferragni? Le 8 8! E il capoluogo di regione della Liguria? Genova! Qual è la prossima edizione di Sanremo? 2021! La nostra! Pandoro o Panettone? Pandoro! Nord o Sud? Sud! Nord! Chi è il figlio del fratello di tuo padre? Mio! De Gregorio Venditti? Gregori. Claudia Madolas. Madolas. Grandi, grazie. Bene. No! Sono io il figlio del fratello di mio padre. È il cugino. Specifico era il cugino. Ragazzi, bravissimi. Ragazzi, siete a 18. Siete il nostro record. 18 giusto. Avete fatto 18. 18 giuste. No, esatto. No, ma il giusto il giusto in questo gioco è rispondere. Tutto quello cioè, della Nutella. 18 per 19 mi ha mandato in crisi. 18-9. Ragazzi, allora, adesso prima invece di salutarci, un appello per farvi votare questa sera appunto a Sanremo Giovani. Prego. Una testa, vai, direi. Non votateci perché, no, a parte gli scherzi, se ve lo chiediamo poi non lo fate, perché le persone devono
Bisogna rincorrersi, inseguiteci. Sì, ma se tu gli dici non votateci, non diciamo niente. Decidiate voi. Ma era un appello per votarci, non devi fare così. Votateci! Senti questo, è facile. Quando noi suoniamo per strada, la gente ci mette 50 centesimi, no? Così. Anzi, anche un euro, anche 2 euro. Quello che sta succedendo adesso è un po' come se voi foste per strada e ci incontrate mentre suoniamo. E quindi cosa fate? Tirate fuori il portafoglio e mettete 50 centesimi. È un gesto naturale, non meno di un caffè. Quello che stiamo chiedendo è di gestazione di 50 centesimi dentro il nostro cappello virtuale. E quindi noi ci porteremo a casa un piccolo malloppino che è l'Ariston. Assolutamente. Hai detto niente, alla faccia. Grande ragazzi, in bocca al lupo. Ciao. Grazie ragazzi, ciao. Viva il lupo. Ciao.